Il battesimo è uno di quei sacramenti che in Sicilia lo fai per tre motivi fondamentali. Al terzo posto trovi il motivo religioso. Se provieni da una famiglia cattolica, anche se non vai in chiesa dal giorno del tuo matrimonio, un piccirito sa va a battiare. Al secondo posto trovi il motivo familiare, ovvero dobbiamo fare contenti la nonna, perché Dio te perdona, lei no. Da quando nasce questo bambino lei c'ha due pensieri fissi. Lo chiamate come mio marito, lo chiamate come mio figlio. Ma soprattutto quando lo battezzate, che fa? Dovete fare camminare il bambino con il peccato originale? E al primo posto il motivo economico. Dovete respirare anche voi, neo genitori. Dopo mesi che spendete soldi, è giusto che anche gli altri, senza colpe alcune, escono i piccioli per fare il regalo al bambino. Se immagino questo bambino di 6 mesi che si conserva i soldi. Quelli che mi fanno più tenerezza sono i padrini, chi li battezza, perché per tradizione devono regalare una collana d'oro 786 carati, che a livello di sobrietà Federico Fashion Style è un chierichetto. Ma mai quanto il crocifisso di 8 tonnellate allegato alla collana, più grosso del bambino stesso, che per portarlo a casa devi chiamare un portavalori. Per farvelo capire, la classica collana che vedete in estate avvinghiata tipo ragnatela con i peli del petto di vostro zio, che la pancia l'ha fatta crescere apposta per appoggiargli la collana, se no gli tranciava di netto la testa. Ma loro sono contenti di fare i padrini, contenti loro, contenti i genitori. Gli invitati ad un battesimo non sono tanti quanto quelli di un matrimonio, anzi parenti e pochi amici, riuniti in chiesa per vedere questo bambino che a timpulata viene immerso dentro l'acqua benedetta, maledicendo Adamo ed Eva e da schifiore mela, e giustamente inizia a piangere. E i genitori, per questo snorkeling abusivo senza mascherina, si commuovono. E nel frattempo c'è il fotografo che si sta litigando col prete perché sta scattando tantissime foto. Lo stesso fotografo che ai matrimoni vi chiede 3.000 euro e per un battesimo basta che gli date da mangiare. E tutti gli invitati applaudono perché sanno che possono dire finalmente la fatidica frase "a niente su che fe ne ho vattio". I genitori ringraziano il prete con un regalino economico, si infilano in macchina e si dirigono verso il ristorante, che attua anche lui la tariffa del fotografo. Se vieni per il matrimonio 150 euro a persona, per un battesimo 50 euro a persona, perché riciclano il mangiare del matrimonio del giorno prima. E se vieni per la domenica, un pranzino così in famiglia, menù alla carta di quello che è rimasto del matrimonio e del battesimo precedente, con 28 euro ti regala pure la bottiglia di vino, perché tanto sa quale matrimonio c'ha un purrò. Ma noi, tonti come un Magikarp, tanto siamo contenti lo stesso, perché basta casa mangia e dimentichiamo pure i diabete. Nel frattempo il bambino tipo cestino delle offerte viene passato da una persona all'altra, e l'unico pensiero di sto bambino sarà: ma perché non sono annegato nella fonte battesimale? Ma bambino, questo non è il tuo problema principale, perché di tutta questa giornata tu non avrai fortunatamente alcun ricordo. Vedrai dopo tantissimi anni le fotografie di queste persone che ti tengono in braccio, dove la metà delle persone tuoi hanno perso i contatti e l'altra metà hanno perso la vita. I tuoi gioielli sono stati venduti per ripagare delle spese imminenti, e il tuo destino è uno solo: la comunione. Ma di questo ne riparliamo la prossima volta. Ciao.